GR e ho avuto sempre un po' di perplessità su questa sigla, perché non riuscivo a ricordarmi bene che cosa volesse dire questo acronimo. Allora ho cominciato a navigare nella mia memoria e allora mi veniva una prima cosa, era Officine Grande Rabbia, che è un tempo in cui la lamentela, l'indignazione non è sufficiente, c'è bisogno di una rabbia dolce, di una rivoluzione dolce, di un piccolo rinascimento, di una rinascita, e il teatro parla di questo, perché parla ai cuori degli uomini, perché quando si fa teatro non ci sono più differenze di categorie, di ruoli, di posizioni, ma ci sono le persone con le loro differenze e su queste differenze si lavora, si incontra, si costruisce e si crea. Siamo all'avanguardia di una dimensione europea che incrocia studi umanistici e scienza, no? Che si pone un po' quel problema di ricucire ciò che è stato separato. L'impegno più forte che io mi sento di portare avanti come soggetto, come cittadina, come operatrice, è quello di lavorare per alimentare la pedagogia della fiducia. Io non credo di essere qui per parlare del teatro sociale di comunità. Io sono qui a parlare del teatro, cioè del vero teatro. Parlare del welfare oggi è complicato, perché sembra una cosa che stiamo perdendo. Noi oggi invece siamo nelle condizioni di ricostruire una conoscenza vera, che diventa conoscenza scientifica, conoscenza artistica, conoscenza di tipo culturale, che hanno la stessa dignità. E la formazione dell'attore, che serve a fare un lavoro di autoconoscenza, un lavoro di crescita personale e poi di relazione con l'altro. Il mio è sempre stato lo sguardo di una teatrante, mani in pasta nell'umano. Fare teatro, così come inteso, diciamo, all'interno di questo forum, è fare un'esperienza di lavoro con altri. Il teatro è sempre plurale, non è mai singolare, è l'unico atto che richiede una relazione.